Buongiorno a tutti, io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Oggi ci occupiamo di pacchi batteria al litio. In modo particolare vedremo come diagnosticare un elemento difettoso in questo pacco batteria al litio grazie ad un utile strumento fai da te. Venite con me. Trattasi di una batteria al litio 12V 3S 2,5 Ah. Vediamo quali sono i sintomi principali di questa batteria e come individuare l'elemento difettoso. Beh, anzitutto, una volta ricaricato il pacco, abbiamo un voltaggio molto basso, 11.03 invece dei canonici 12.6. Secondo sintomo, pur avendola ricaricata, il dispositivo ci segnala un livello batterie basso. Terzo sintomo, una volta inserita nel caricabatterie, la batteria sembra ricaricarsi quasi immediatamente, passando direttamente allo stato di carica in pochi minuti. Quarto sintomo, il dispositivo ha una perdita di potenza quando non si spegne completamente. In alcuni casi, come nel mio, già nel processo di ricarica possiamo osservare delle anomalie. Questa batteria, infatti, una volta trascorso il tempo di ricarica, ha un LED verde lampeggiante, segno evidente di qualcosa che non va. Nello specifico, una volta caricata, questa batteria inserita nella mia pompa tende a far spegnere l'apparecchio e ad avere una potenza ridotta. Una volta chiariti i sintomi di una cella difettosa, andiamo a vedere come diagnosticarla con un metodo e con un attrezzo infallibile per il vostro laboratorio. In questo pacco 3S ho già provveduto qualche anno fa ad effettuare una riparazione, una sostituzione di una batteria che è stata oggetto di un mio video precedente. In quel video, che vi invito ad andare a vedere, sostituivo un solo elemento su questo pacco batterie da 12V. Oggi, a distanza di qualche anno, mi ritrovo con lo stesso problema. Stavolta però voglio condividere con voi il metodo per individuare un elemento difettoso. Innanzitutto andiamo a testare le singole celle. Abbiamo un voltaggio di 3.10V, un valore sicuramente troppo basso per una batteria appena ricaricata. Andiamo a testare la batteria oggetto del mio intervento a suo tempo. Abbiamo 3.98, quindi ottimo. E infine la terza batteria che andiamo a testare, abbiamo un voltaggio di 4.05V. Anche questa batteria direi ottima. Quindi il vincitore, si fa per dire, è questa batteria da 3.10V che evidentemente non riesce a caricarsi completamente. Bene, ci faccio un bel segno sopra e vediamo adesso un altro metodo per individuare la difettosità di una cella in un pacco batterie. Mi procuro una lampadina da 12V 21W da auto. Questa è relativa agli indicatori di direzione, ma va bene qualsiasi altra lampadina. Vado a smerigliarne i contatti inferiori per effettuare correttamente le saldature a stagno di due fili che mi servono per il test. In pratica utilizzerò questa lampadina 12V come carico per le mie singole celle per testarne la capacità di fornitura di una corrente adeguata. La difettosità di un elemento può essere meglio individuata con un notevole assorbimento di corrente. Fatte queste saldature, mi procuro questi connettori per multimetro. Vi ricordo che in descrizione troverete i link per l'acquisto di questi prodotti, cliccando sui quali finanzierete il mio canale. Questi connettori maschio si inseriscono perfettamente nelle prese del nostro multimetro. Andiamo a saldare i nostri cavi a questo connettore. Immergo i cavi nel flussante per agevolarne la stagnatura e andiamo a stagnare questi due cavi. Che se ne dica, io continuo sempre ad utilizzare dello stagno 60-40 che risulta il migliore per le saldature. A tal proposito munitevi di un ottimo sistema di aspirazione fumi. Abbondate con lo stagno per questa cavità in cui inseriremo il cavo da saldare. Ricordiamoci sempre di inserire prima il relativo cappuccio e andiamo ad effettuare questa saldatura riscaldando abbondantemente il connettore prima di inserirci il cavo stagnato all'interno. Lasciamo raffreddare e il nostro attrezzo di test per batterie al litio è pronto.
Vediamo come testare una batteria al litio con questo attrezzo di scarico. Per la prova, oltre ad un multimetro naturalmente, ci servirà un set di cavi passanti per multimetro con gancio finale per agganciarci al pezzo che vogliamo contattare. Anche per questi puntali a gancio passanti troverete il relativo link in descrizione. Questi connettori maschio presentano un ulteriore ingresso femmina in cui vado ad inserire il mio carico a lampadina per il test. Il mantenimento della tensione della batteria durante la scarica è il sintomo principale della salute di una batteria. Questo carico potrà essere utilizzato per testare anche batterie che arrivano fino a 12 volt di tensione. Riprendiamo il nostro pacco batterie e andiamo a testare innanzitutto la cella sospetta che avevamo misurato precedentemente collegando il polo negativo e positivo a questa cella. All'atto del collegamento avremo immediatamente lo scarico della batteria. Lampadina debolmente accesa. Questo elemento sottocarico scende a 2.73 volt, una tensione decisamente bassa, per una corrente poi di 0.85 ampere, quindi nemmeno troppo alta. Segno evidente che l'elemento non è in grado di mantenere la tensione a 3.7 volt con una corrente elevata. Per capire meglio questo concetto andiamo a testare una batteria sana con la stessa tecnica. 3.9 volt con la lampadina abbastanza accesa. Questa cella è in grado di mantenere la tensione a 3.9 volt e fornire una corrente addirittura di 1 ampere. Con la lampadina ha una media luminosità. Quindi si tratta di una cella certamente buona. Ritestiamo la cella difettosa. Eh sì, abbiamo esattamente 2.69 volt e una corrente massima di 0.8 ampere. Questi parametri incidono sia sulla massima corrente fornita dal pacco, sia dalla massima tensione disponibile all'utilizzatore, il che si traduce in una minore potenza del nostro dispositivo ed eventualmente anche nel suo spegnimento. Bene, vediamo come sostituire questa cella difettosa con una sana andando a tagliare i relativi contatti. Con la massima attenzione, con la massima precauzione per evitare i cortocircuiti, andiamo a tagliare questi collegamenti. Andate con calma, non abbiate fretta perché si tratta di un'operazione molto delicata e anche molto rischiosa. Il rischio di cortocircuito è notevole. Queste batterie sono spesso incollate tra loro. Andiamo per prima cosa a dissaldare con la pompetta succhia stagno il collegamento al polo negativo. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno di dimostrarlo mettendo un bel like per sostenere il mio canale. Grazie per il vostro supporto. Rimuoviamo tutti i nastri adesivi presenti, facendo anche attenzione ad eventuali sensori di temperatura come quello che vedete. Questo sensore funziona in abbinamento al BMS. Uso il cutter per separare le celle l'una dalle altre. Per dissaldare questo polo possiamo anche andare a usare la tecnica dell'aggiunta dello stagno. Prima di inserire la nuova batteria andiamo eventualmente a pulire eventuale stagno in eccesso presente. A questo punto troviamo una batteria avente le stesse caratteristiche in termini di capacità di corrente. Io ho già queste batterie blu recuperate da un vecchio dispositivo con una discreta capacità e vado ad inserirle al posto di quella vecchia. Per scrupolo faccio un rapido test con il mio tester di bontà delle batterie al litio. Sotto carico abbiamo una tensione di 3.66 volt. Non male per questa batteria che non è stata nemmeno ricaricata, quindi direi che la batteria è ok. Passo alla smerigliatura dei poli per rimuovere la zincatura superficiale e favorire la saldatura.
Nello smerigliare il polo positivo dovete prestare attenzione ad un far cortocircuito con il negativo circostante. Vi raccomando qui la massima cautela ed attenzione. Con del flussante liquido vado a trattare questi poli per facilitare la saldatura. Saldatura rapida il più possibile e abbondante anche di stagno. Per il polo negativo, avendo una massa metallica maggiore, sarà necessario un po' più di tempo, ma il risultato sarà lo stesso. Un cavo positivo con uno spessore da 1 mm per le elevate correnti vado a trattare con il flussante prima di effettuare la stagnatura dello stesso. Scaldiamo prima il polo metallico e poi avviciniamo il conduttore da saldare. Idem per il polo negativo. Bene, vado a reinserire la mia nuova cella al posto di quella vecchia, rispettando il negativo con il positivo e il positivo con il negativo, perché si tratta di un pacco batterie in serie e non in parallelo. Accorciamo ulteriormente i cavi per il minor ingombro possibile e una volta spellati andiamo ad effettuare la saldatura con il polo adiacente. In questo caso approfitto delle lamelle adiacenti, la saldatura sarà sicuramente più agevole. Una pinzetta ci aiuterà a fare un lavoro migliore in questo caso. Bene, a questo punto il mio pacco batterie è pronto per essere rimontato al suo involucro, ma prima da bravi tecnici elettronici facciamo un test al volo. Con il mio nuovo attrezzo autocostruito per il test a scarico delle batterie al litio, vado a testare la linea dei 12 volt direttamente per vedere se questo pacco batterie riesce a fornire un'adeguata corrente senza passarsi troppo in tensione. Collego la lampadina, abbiamo 11.25 volt, la stessa tensione di prima, ma adesso abbiamo una corrente notevolmente maggiore perché abbiamo eliminato il collo di bottiglia della cella difettosa. Andiamo a resettare l'amperometro a pinza e misuriamo questa corrente. Abbiamo una corrente di circa 1,7 A, che è una corrente notevole per questo pacco batterie, ma dobbiamo considerare che non è stato nemmeno caricato, quindi sicuramente potrà essere maggiore. Dunque adesso il pacco batterie mantiene la tensione anche in presenza di una notevole corrente. E così, con poca spesa, abbiamo ripristinato questo pacco batterie grazie anche all'utilizzo di questo attrezzo di scarico autocostruito. Sicuramente si tratta di un attrezzo che utilizzerò molto spesso nel mio laboratorio. Bene, a questo punto non mi rimane che reinserire il mio nuovo pacco batterie restaurato, per così dire, all'interno del suo involucro. E prima di metterlo all'opera vado a ricaricarlo. Una volta che abbiamo eliminato il colpevole di questo guasto, vedremo come la musica cambia già in fase di carica, allorquando al termine della stessa avremo il LED verde fisso. Vado a testarne il funzionamento con l'utilizzatore finale, quindi con la mia pompa irroratrice Stoker che uso normalmente per dare l'acqua ramata ai miei ortaggi. Accendo e già noto la prima differenza. I tre LED del voltaggio tutti accesi, quindi un buon sintomo. Proviamo a irrorare con la lancia. Beh, direi che la mia pompa è tornata a funzionare egregiamente, niente più problemi di batteria o di abbassamenti di voltaggio per questo piccolo e utile strumento. Bene amici, anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, come al solito io vi ringrazio per la visione, vi invito a mettere like e iscrivervi al canale per chi non l'avesse già fatto e vi do appuntamento alla prossima volta.